Un'idea di bomboniera semplice e veloce. Se volete realizzare un progetto semplicissimo, siete nel posto giusto. Quindi vi mostro step by step come realizzare una bomboniera in latta velocissima. Prima di passare al tutorial vi ricordo che se volete avere me come tutor al mio numero WhatsApp potete utilizzare il codice sconto che trovate in descrizione su Lucky Shop. Per andare a realizzare la nostra mini bomboniera personalizzata, la prima cosa che farò è importare un'immagine. Quindi vado a far clic qua sul pulsante carica, poi faccio clic su carica immagine, cerca e seleziono una grafica che sono andata a realizzare con il programma Affinity Photo. Faccio clic sul pulsante continua, in questo caso lo sfondo è trasparente, non devo fare nessuna modifica, e faccio clic sul pulsante applica e continua. Ho qui un'ulteriore schermata che troverete solo nelle nuovissime versioni di Cricut Design Space, e quindi avete la possibilità di importare solo la sagoma, quindi la silhouette, diciamo, dell'immagine, oppure avete la possibilità di importare la grafica stampabile, quindi diciamo esattamente come l'abbiamo creata, oppure una grafica suddivisa in più livelli. In questo caso specifico a me serve importare semplicemente questa, quindi la grafica piatta, e faccio clic sul pulsante continua. Ora a questo punto io ho chiaramente la mia anteprima, posso modificare il nome dell'immagine magari per trovarla più facilmente, e posso andare ad aggiungerla a una delle mie raccolte, oppure posso creare una nuova raccolta. In alternativa non aggiungo nessuna raccolta e faccio clic sul pulsante carica. A questo punto, una volta fatto clic sul pulsante carica, il programma me lo andrà a inserire in area di progettazione. Ovviamente adesso impiego un pochino perché il collegamento a internet è molto lento, eccolo qua. E che cosa andiamo a fare adesso? Prima di tutto, come potete notare, l'immagine è enorme perché è un'immagine in alta risoluzione. E quindi io vado a ridimensionarla un pochino, perché qua addirittura è 40 cm. Ingrandiamo un po' per farvi vedere meglio ciò che sto facendo e poi andrò a ridimensionarla del tutto. Ora la prima cosa che vado a fare è far clic qua sul pulsante forme e scelgo un cerchio. Il cerchio deve corrispondere indicativamente al diametro della vostra mini bomboniera in latta. Che cosa significa? Che avrà un tappo, quindi deve corrispondere al diametro della parte inferiore. Quindi in questo caso andrò a mettere circa 3,8, ma attenzione perché molto dipende dal cartoncino che state utilizzando. Quindi chiaramente questa è una grafica comunque grande, supera addirittura i 30 cm, quindi non potremo neanche andarla a realizzare con il print and cut A3. Mentre così, per dire 21x23, con il print and cut A3 possiamo farlo. Invece se volessimo fare un A4 dobbiamo ridurre ancora un bel po'. Vi ricordo che non potete qui superare i 16 cm da un lato, quindi dovreste fare più o meno una grandezza di questo genere. Ora ingrandisco ancora un po', così. Allora, se io facessi appunto un A4, quindi 16x17 in questo caso mi viene, questa sarebbe la dimensione che ottengo, cioè qui andrei a inserire la mia bomboniera. Diciamo che potete sfruttare una grafica di questo genere anche per fare un A4. Ora, la prima cosa che andrò a fare è questa. Vado a selezionare, chiaramente ripeto, potete mettere 3,7 e 3,8 a seconda del cartoncino, mentre la parte superiore della bomboniera, quindi la grafica del tappo, invece dovrà essere precisa sempre a 3,8. Infatti duplichiamo a 3,8 e qua eventualmente, così vi faccio vedere anche la differenza, ve la metto a 3,7. Ora seleziono tutto,
così e faccio clic sul pulsante scomponi. Vi ricordo che se fate combina non potete, perché è un'immagine stampabile, dovete fare scomponi. Una volta che abbiamo scomposto il tutto, abbiamo a disposizione questo cerchio, che è quello che abbiamo usato in precedenza, questo, e qua la nostra grafica. Qui andremo a inserire appunto la nostra bomboniera. Mentre qua dobbiamo fare una grafica semplicissima per appunto andare a, diciamo, personalizzare anche il coperchio della mini bomboniera in latta. Ora io lo voglio mettere dello stesso rosa che con cui ho realizzato la grafica. Per farlo devo fare così: devo andare su Affinity Photo, questo è Affinity Photo, devo far clic su, prima di tutto, sul livello corrispondente, che è questo, faccio clic qua e prendo questo codice che si trova qua in basso, faccio clic con il pulsante destro del mouse e faccio copia, e poi torno qui su Click a Design Space. A questo punto, dal menu operazioni, vado a far clic qua sul selettore colori avanzate e metto qui il codice, quindi incollo semplicemente, ed ecco che mi ha fatto lo stesso identico rosa. Ora vado a far clic qua sul pulsante immagini, scrivo cuore, voglio un cuore semplicissimo perché la grafica deve essere appunto semplice, e faccio clic qua sul pulsante più per aggiungerlo alla tela e poi su visualizza per andare nella tela. Questo è il cuore che ho ottenuto. Riduciamo un attimo l'area di progettazione così vediamo dove si trova il tutto. Ecco qui. Andiamo a posizionarlo più o meno qua e ingrandiamo di nuovo l'area di progettazione. Lo metto il cuore di colore bianco, quindi sempre sul selettore colori seleziono il bianco, riduco la dimensione, così. A questo punto vado qua a far clic sul pulsante testo e lo vado a selezionare, lo trascino qui e scrivo per esempio auguri, oppure potrei scrivere il nome della persona, che in questo caso Selena, però insomma possiamo veramente scrivere qualsiasi cosa. Vado qui su il menu a discesa font e vado su i miei preferiti e vado a selezionare questo font. Lo posso lasciare di colore nero in questo caso, in modo che risalti abbastanza. Vedete che qua, anzi questo non è neanche un nero, in realtà è un grigio, in modo che risalti abbastanza. L'alternativa è quella di tornare nuovamente qui su Affinity Photo e prendere per esempio il colore che ho utilizzato, che è questo, per il nome. Quindi faccio un nuovo clic su copia, torno di nuovo qua, seleziono il, diciamo, la mia scritta, vado qui su colore, faccio avanzate e vado a mettere il codice corretto. Ora, una cosa importante è che chiaramente qua vedete un bordino intorno che non esiste. Stessa cosa dicasi per il cuore. Se volete che esiste veramente il bordino, esista davvero il bordino intorno, allora io vi faccio vedere che se seleziono tutto e faccio clic sul pulsante unisci livelli, questo è il risultato che ottengo. Se voi voleste il bordino sul cuore dovreste andare ad aggiungere un offset, ovviamente non gigantesco, 0,01, quindi un offset piccolissimo, si fa applica. A questo punto, se io faccio clic sul pulsante unisci livelli, vedete che c'è il bordino. Quindi a seconda se volete o meno il bordino potete realizzare una grafica differente. In questo caso io non andrò a metterlo. Quindi diciamo che il nostro progetto sostanzialmente è pronto. Ripeto, verificate solo le dimensioni, quindi sia del foro centrale che di questa etichettina che andremo a mettere sulla mini bomboniera. Salviamo il progetto e chiamiamolo per esempio bomboniera fiore latta. Salviamo. E dopo aver salvato, chiaramente potete anche aggiungere una raccolta, e dopo aver salvato andiamo a far clic sul pulsante crea per vedere se è tutto corretto. Vi ricordo che se fate un print and cut a 4 potete anche utilizzare un'altra macchina, quindi al posto della Maker per esempio potete mettere la Joy Extra. Andiamo a far clic qua sul pulsante crea e andiamo a vedere l'anteprima.
Eccola qua, questa è la nostra anteprima, chiaramente un'anteprima a 4, perché effettivamente con Joextra possiamo fare solo la 4, non possiamo fare la 3 come con le altre macchine più grandi. Andiamo a fare clic sul pulsante continua per andare a impostare la macchina. A questo punto la prima cosa che possiamo andare a fare è fare clic qua su invia la stampante. Andrete a scegliere una delle stampanti che avete collegato al vostro PC proprio da questo menu a discesa, mentre qui mi raccomando, ve l'ho fatto vedere un video che è presente su Facebook, controllate sempre anche il gruppo Facebook, perché spesso vi carico comunque dei video per quanto riguarda il funzionamento di Cricut Design Space. Quindi lasciate la smarginatura attiva. Se utilizzate delle carte particolari, come penso in questo caso che andrete a fare, fate clic su utilizza finestra di dialogo del sistema per andare a modificare le impostazioni della vostra stampante, e poi fate clic sul pulsante stampa. Una volta stampato, voi praticamente avrete la possibilità di andare a selezionare il materiale. Chiaramente qua avete un bel po' di materiali a disposizione, io in questo caso utilizzerò l'opzione cartoncino spesso. Quindi seleziono, la mia macchina è pronta, andiamo a vedere come assemblare il tutto. Ho qui il mio foglio stampato, a questo punto devo solo andare a posizionarlo sul tappetino della mia Joextra. Come vi dicevo, potete usare anche le altre macchine da taglio Cricut per far eseguire il taglio. Quindi adesso è qui nel mio tappetino e vado a far caricare il tappetino appunto dalla mia macchina. È sufficiente inserirlo qui all'interno per permettere il caricamento. Vi ricordo che la macchina fa sempre un check per controllare che il tappetino o eventualmente, se mettete i materiali smart, siano inseriti correttamente, ma soprattutto per quanto riguarda i materiali smart, che la dimensione del materiale sia corretta. In questo caso controlla invece la dimensione del tappetino. Vi ricordo che la macchina inizialmente fa una scansione dei crocini di registro, quindi di questi angolini che si vedono sia al fondo che nella parte alta, per rilevare il punto esatto in cui si trova l'immagine, e poi partirà il taglio vero e proprio. Una volta terminato il taglio, vi ricordo che dovete girare il tappetino al contrario, e per toglierlo dovete semplicemente premere in questo modo. Così non vi si romperà, non vi si arriccerà, ed eccolo qua, guardate che carino. A questo punto andiamo a eseguire il taglio anche degli adesivi. Adesso vado a tagliare anche i miei, diciamo, adesivi, anche se in questo caso ho voluto utilizzare una carta da incollare apposta per farvi vedere le differenze, mentre l'adesivo, lo sapete, lo prendete e lo incollate direttamente. Come potete notare, ci stanno tantissimi comunque adesivi anche in un foglio A4, perlomeno quelli di questo formato. Quindi carichiamo e andiamo a eseguire il taglio. A questo punto prendo una di queste scatoline e vado a prendere anche quello che dovrebbe essere un adesivo, ma vi faccio vedere nel caso in cui non voleste utilizzare un adesivo ma carta fotografica. Quindi questa è una semplicissima carta fotografica da 120 grammi, possiamo andare a incollarlo anche con della colla stick, ma deve essere della colla stick buona, tipo questa. Questa è quella della Scotch, quella della 3M. Andiamo a incollare e posizioniamolo semplicemente sopra il tappino. Ecco, eccolo qui dopo averlo incollato. Quindi vedete che si incolla anche molto facilmente, poi tra l'altro questa colla si asciuga in maniera super super rapida. A questo punto dobbiamo solo prendere la nostra bomboniera e inserirla nel cartoncino. Questo è il cartoncino, andiamo semplicemente a inserirlo qui all'interno del foro. Ed eccolo qui, guardate il risultato, che carino che è. Un progetto semplicissimo, velocissimo da realizzare, ma ha un effetto secondo me molto molto bello. Si può usare per diversi tipi di bomboniere, o anche per un semplice regalo per la festa della mamma, insomma vedete voi per cosa volete
volete utilizzarlo, mi raccomando, come vi ho detto in area di progettazione, il foro è la cosa più importante, perché maggiore lo spessore del cartoncino, più grande comunque dovrà essere il foro, quindi eventualmente aggiungete 1 o 2 mm, anche se deve incastrarsi comunque così, cioè non si deve togliere in nessun modo, questo è importante. Infine vi ricordo che se utilizzate il codice sconto in descrizione avete me come tutor sul mio numero WhatsApp e potete avere anche tanti omaggi, guide, video lezioni gratuite se acquistate delle macchine. Spero che il tutorial vi sia stato utile, come sempre vi ricordo che potete utilizzare tutti i codici sconto che trovate in descrizione, che potete iscrivervi al canale YouTube MyCricut, al sito internet www.mycricut.it, alla piattaforma corsi mycricut.it/corsicricut e soprattutto potete acquistare file digitali su mycricut.it/negozio. E infine vi ricordo che ci sono dei corsi se volete avviare un'attività che vi insegnano come guadagnare con il vostro plotter da taglio, andate su Patreon al profilo Stefania del Principe.